Cantiamo le canzoni. No, io no, che poi dopo si spacca qualche cosa. Dai, come stavo cantando prima? Twitch on the beach, sotto il sole la pelle brucia. Che idiota. Mamma mia. Giovane di corsa, salva. Salva, salva, na 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 na. Viva, viva l'olio d'oliva. Ah, perché mi soggiorno mai? Tutti seduti sul divano, o tutti in piedi sul divano, dice Terminator. Tutti sul divano. Era tutti in Fa piedi cosa? sul divano, forse. Sì, capire, con tutti sul divano mi immagino di dover guidare, perché la mia postazione fondamentalmente è il divano. Sì, anche a me, praticamente. No, infatti quando devo guidare rido perché ho. Hai presente le macchine americane, quelle di film, che hanno tre posti davanti a sedere? La mia postazione è proprio quella, perché un divano ha tre posti dove mi metto tutto a sinistra, col volante davanti e guido. Ultimamente Va poi bene. c'è sempre il Sina a fianco a me. Ti fa compagnia, fa proprio Sì, un giro. sacco, guarda, è piegata nell'angolino che dorme. Ma ti de best, ciao raga, volete del ghiaccio? No, dai, per ora no. Siamo già. Ok. Con minutino. Abbiamo Tipo già i quando primi sei. commenti. Sì, c'è già. Vabbè, Mattile Best, Marco 084 che è Terminator. Poi abbiamo Atit ed Axel, vabbè, Axel, ciao. Aspettiamo che parte anche il link sul Telegram, ma mi sa che ci vorrà qualche minuto ancora. Comunque sto iniziando a vedere un po' di livre e anche un po' di gomme. Chissà se saranno le stesse gomme che utilizzeranno per partire. Domanda. Qui abbassiamo il volume. Tanto ci dà buonasera Loschi, che stasera ci darà delle belle emozioni. Scoprirete perché. Poi c'è anche Azzurro Napoli. Ciao Mimmo696, buonasera. Ciao, 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 ciao. E intanto sono partite le qualifiche. Hai dato tutto il via, Teo? Sì, adesso do il via. Ho visto che stanno partendo di già. Se mi tamponi ti segnalo la direzione gara. La macchina di Ninja 98. Che va già dritto, vabbè. Dejan con la sua solita peggiottina da Donator, questi dentoni che fa un po' di drift. E ormai Teo. Cosa? Vabbè, lo capiranno. Terminator invece non ha capito che hai dato il via. E Michele è partito. My bad. Sì, questo è Axel perché adesso è infuocatissimo per la scelta della direzione gara che è arrivata Ah, inaspettata sì. Vabbè, questa sera e quindi vedete. fremeva per partire subito. Un attimo che stiamo per si trova il link sul Telegram almeno. Adesso non so quanti siamo, Io ne vedo 6 per adesso. E allora aspettiamo ancora qualche minuto. Sì, nel frattempo ce la chiacchieriamo, guarda. Axel che ha la nuova livrea. La nuova livrea. Dopo racconteremo una bella storia su questa livrea. Finalmente va in pista con una bella livrea.
Non come se... Sì, c'era la volta che lo vedi con i lacci delle scarpe, la volta che lo vedi con... Cos'era l'altro? Super Saiyan. Con il Super Saiyan, quando c'aveva la chitarra. Ecco. Finalmente la bella livrea. Mimmo ci chiede in chat se sono GR3 o GR4. No, Sono quello sono gruppo gruppo B. B. Questo è Gruppo B. GRB. Sono nell'auto da rally, sono. Questo è il Super Rally Challenge, l'SRC. SRC che sta per Super Rally Challenge. Quindi sono auto da rally con gomme slick da pista, ma assetto comunque da auto da rally, quindi 500 e passa cavallucci. E guidano su strada asfaltata, però. Oggi siamo in Croazia. Nella pista del Dragone, Dragon Trail, in Sì. configurazione Giardini 2. Siamo premi il botto, beh, inoltre un messaggio e il link, poi vabbè, partiamo, dai, sono Sì, abbastanza. manda il solito spam iniziale e poi partiamo. Eh sì, perché sennò. Ragazzi, voi che state seguendo, non è che siamo ancora partiti, un attimo che poi alziamo bene la voce. Sì, qui intanto stanno iniziando ad andare le qualifiche. Aspettiamo in queste fasi iniziali. Mandiamo le comunicazioni di inizio live. Ok, i link abbiamo mandati. A questo punto direi, Teo, che possiamo anche iniziare, che dici? Partiamo Vai, direi, dai, ufficialmente. partiamo. E quindi, Vai, vai. come nostro solito, alziamo immediatamente il volume dei microfoni e vi diamo la buonasera a tutti quanti. Siamo qui in diretta dalla Croazia, dal circuito Dragon Trail Giardini 2, così è il nome di questa pista. È una pista abbastanza tortuosa, dalla quale dopo vedremo anche una descrizione un po' più completa, ma non vi anticipo altro perché sarà anche questa una sorpresa che ci siamo studiati, viste le numerose richieste arrivate direttamente dalla chat, quindi di Twitch. Nel mentre che i piloti consumano un po' di carburante per poi fare il giro veloce che si augurano gli farà la pole, vi diamo un po' di informazioni. Un po' di informazioni perché oggi c'è stata una, come dire, una sentenza inaspettata da parte della direzione gara che in collaborazione, diciamo così, con la Safety Commission hanno visionato un po' le gare passate e hanno deciso che essendoci state diverse scorrettezze, diverse situazioni che poi sono rimaste impunite. Ed essendoci una classifica che vedeva il primo in classifica che è RT Dejan, che attualmente sta cambiando le gomme, con, adesso non mi ricordo bene, Teo, circa 100 punti di vantaggio sull'ultimo in classifica. Chi stai parlando, scusami? Di Axel? No, No. ti parlavo di Dejan che Scusa. aveva circa 100 punti di vantaggio sull'ultimo classificato. La direzione Sì, anche di gara ha più. deciso, Anche di più. a due gare dalla fine, di praticamente di dividere, di diminuire i punti di tutti i partecipanti che sono stati divisi per 5. Quindi adesso tutti i distacchi dei partecipanti sono di un quinto rispetto a prima, quindi abbiamo una classifica molto più ristretta dove tra il primo in classifica e l'ultimo in classifica ci sono soltanto 24 punti. Quindi a due gare dalla fine tutto quanto riaperto e i piloti consapevoli di questa scelta votata all'unanimità dalla direzione gara della Safety Commission si ritrovano oggi a dover combattere per riuscire a mantenere quelle che sono magari le posizioni che si sono conquistati in queste prime fasi del campionato. Quindi mi dispiace per chi dava già per vincitore un Dejan piuttosto che un Dadonator, che ricordo sono i primi due in classifica, piuttosto che un Axel che attualmente è ai box in terza posizione,
Mi dispiace, ma tutto quanto è riaperto, tutto quanto è rimesso nuovamente in discussione. Ricordo anche ai piloti che anche durante le qualifiche devono rispettare la linea dei box. Abbiamo colto in flagrante Axel che verrà frustato a sangue appena terminata la gara. Oppure se lo vedremo sbandare durante la gara potrebbe essere che qualcuno lo sta frustando in diretta mondiale. dopo aver dato questa notizia, ne approfitto anche, visto che siamo su Axel, per dire che finalmente dopo 8 gare monta una livrea decente, una monta una bella livrea finalmente, perché sappiamo che questa fantastica livrea del Joker che stiamo vedendo adesso all'opera sul suo Peugeotino è stata disegnata, ideata, costruita, fatta dalla ragazza, dalla morosa di Axel. Quindi vorrei fare dei grandi complimenti a Joe perché hai fatto un bellissimo lavoro e quindi finalmente il tuo moroso Axel gira con una livrea degna di nota e che si rispetti. Complimenti Joe, bravissimo. Grande. Andiamo avanti con vedendo un po', io faccio una carrellata di piloti nel frattempo, così su in alto sulla sinistra nella nostra infografica vedete anche quelli che sono i distacchi con Dado Network che sta per ora dominando in questo rally, ci delizia anche con qualche drift. Vi ricordo quelli che sono i nostri sponsor: Scuderia Italia Team Racing, produttrice, produttore di volanti e di dispositivi per il sim racing ma anche per le corse reali, nel mentre RT De Gian si è ripreso la prima posizione dando 3 decimi di distacco a Dado Network, quindi la sfida si infiamma già da ora. E vi voglio ricordare anche di 3D Rap, anche loro produttori appunto di volanti e attrezzature per il sim racing per le auto reali, da poco protagonisti di una fantastica iniziativa dove hanno prodotto delle valvole necessarie ai respiratori degli ospedali che stanno portando in questi giorni avanti delle importanti battaglie. Quindi complimenti 3D Rap per questa vostra iniziativa. Detto questo, direi che le qualifiche sono quasi terminate. Quanto manca, Teo? Mancano 50 secondi, quindi adesso manca veramente poco. Sarà l'ultimo giro, vediamo un po'. Io già questo 34.8 di De Gian vi dico che è già un gran giro, eh. È veramente un gran giro. Sì, scendere sotto il 35 è davvero dura, contando anche che hanno il pieno di carburante praticamente. Quindi complimenti a De Gian. Quindi De Gian primo, Dado Network secondo, Axel terzo, Iceman 29 in quarta posizione. E si sta pure migliorando. Vediamo come passo il traguardo. Io sì, vado avanti di 8 decimi a 30 millesimi di Dado Network, però rimane terzo purtroppo. Rimane terzo. Sì, continuo con la carrellata, Teo, così vediamo anche T-Mac, 35 secondi, che sta in quinta posizione. Conte 7670 con la sua NSX Honda in sesta posizione. Amy Kane in settima posizione, che sta avendo qualche difficoltà col controllo della sua Hyundai. Ottava posizione per Ninja 98, anche lui si sta divertendo in derapate molto interessanti. Loschi in nona posizione, che sta terminando il suo giro, oggi lo vedo leggermente in difficoltà. E in decima posizione Terminator, che chiude quindi la griglia della classifica, che appunto ha fatto la griglia di partenza. Oggi mi sto spiastricchiando con le parole. Nel frattempo vedo che stiamo un po' aumentando. Ciao Aldo, grazie mille, anche il Sina ti saluta. Ciao Ruben, benvenuto. Ciao Nisho, la Vodafone sembra che ti stia dando qualche problema. Ciao Mimmo, ciao a tutti voi che ci state seguendo, buonasera anche a te Loddo e anche a Alessiod, che è il nostro Tribal Fern. Quindi complimenti a tutti quanti. Ora, come nostro solito, è arrivato il momento dell'hot lap. Quindi mentre Terminator si riporta in curva 1, vai Teo. Stasera infatti non sarò io a presentarvi il giro,
Attenzione, ho visto da Donator che si trova secondo a 21 millesimi, mamma mia, tiratissima qualifica. Comunque, stavo dicendo appunto che questa sera al commento del giro lanciato ci sarà il nostro caro Diego con Eh sì, una sorpresa. una sorpresa perché nelle vecchie puntate, nelle scorse puntate, era stata chiesta una cosa particolare. Oggi cercheremo di accontentare le vostre richieste e avremo un commento del circuito con i nomi delle curve. Essendo questo un circuito inventato da Gran Turismo, oggi vi regaleremo il nome delle curve in lingua sarda. Quindi buon divertimento, spero di riuscire a divertirvi. Nel frattempo andiamo in macchina col nostro pilota Loschi, oggi è il suo Pronto, turno, pronto. ci mostrerà dal suo onboard camera quella che è la pista di Dragon Trail Litorale. Quindi diamo il via all'Oschi, che si lancia subito A cannone. a cannone nel rettilineo principale, lungo rettilineo qui di Dragon Trail Litorale, che mi va di ho voluto ridefinire il rettilineo Pattadesa, che è il coltello sardo, e quindi si affronta con col coltello fra i denti. Queste due curve gemelle sulla destra che si rincorrono sono le curve Cani e Gatto, che letteralmente cane e gatto. Detti anche cane visitu, che si rincorrono. Questo piccolo rettilineo poi ci porta a una sequenza di curve a sinistra rinominate Sumarroi è la zappa che si usa per la terra, e se vai fuori zappi la terra. E qui abbiamo adesso un destra, sinistra, eccolo qui, che si rincorrono, e sono le curve dette Ganamara, che letteralmente vogliono dire brutta voglia, quindi mal d'auto. Dopodiché andiamo avanti e ci ritroviamo, dopo questo piccolo pezzettino leggermente rettilineo, una curva a destra, che è la curva Torrarinci, perché è una curva che ci riporta indietro, dove purtroppo Loschi ha qualche problemino, ma si riprende in Pronto per un po' di derapata. drift. Cesti d'orrau, Torrarinci vuol dire quello, ci si ferma e poi si ritorna indietro. Altro lungo rettilineo denominato Attotubarria, dove si accelera tutto, che porta alla staccata difficilissima dell'Arropancidottu, dove si rischia di sbattere. Sequenza di curve, destra, sinistra, destra, che sono misoverdiu, cioè letteralmente mi son perso, quindi non so dove sono finito. Per concludere con l'ultimo curvone sulla destra, velocissimo, che fa spavento, del curvone Agitoriu, che è un'esclamazione in sardo proprio per chi si spaventa. Ed eccoci qua nuovamente sul rettilineo Pattavesa. Grazie mille Grande Loschi Diego. per averci fatto vedere il circuito. Grandissimo. Grazie a voi. E quindi dopo questa prestazione in sardo direi che siamo pro. Mi auguro che vi sia piaciuta. Salvatela, fate la clip su Twitch, riguardatevela la sera prima di andare a dormire. Quindi Adesso Diego. sì, faremo anche la versione con i sottotitoli. Approfitto ora, prima di partire, Teo, tu se vuoi anche scrivere nella chat, inizio diretta. Vi avevo spiegato che la direzione gara aveva de deciso di annullare praticamente tutte le gare precedenti, o quasi, dividendo i punteggi della classifica generale per 5. Abbiamo una notizia da darvi: era chiaramente e palesemente un grandissimo pesce d'aprile. Quindi buon primo aprile a tutti quanti, piloti. Tutti gli sforzi che avete fatto nelle gare precedenti non sono andati a morire in una sentenza, direi quasi odiosa, di una direzione gara Crudele. crudele, antipatica, che in realtà non c'è stata. Quindi fate pure la vostra gara, complimenti, per le gare passate, e pronti a iniziare con la settima tappa Dragon Trail. E ora pronti a partire. Adesso stiamo partendo. Gas a martello e andiamo, pronti per questa gara. Maledetti. Sì, nella chat del gioco tutti quanti ci stanno odiando perché Ho creduto. sì, diciamo che è stata imbandita in una maniera abbastanza seria.
E quindi sembrava davvero che la classifica si fosse ridotta a 20 punti tra il primo e l'ultimo, che potrebbe comunque essere un'idea per i prossimi campionati, stavolta l'abbiamo fatta per scherzo, magari la prossima la facciamo seriamente, chissà, chissà. Prossimo pronti qui a partire sul rettilineo Patavesa, mi raccomando, ricordatevi i nomi. E siamo Eccoci qua. partiti, De Jong in prima posizione, Dadonator secondo, terzo Axel, quarto Tutti Iceman, partiti. quinto T-Mac, sesto Conte, settimo MK, ottavo Ninja, nono Loschi, decimo Terminator e andiamo. È partita la gara, sono 40 minuti di gara Endurance dove questi piloti sfideranno come al solito con le auto da rally gruppo B. Ecco i piloti che arrivano alle curve cani e visitu, cani e gattu e riescono ad affrontarle entrambe. Senza grossi problemi, a Oh, parte lungo, lungo, lungo. Axel che arriva a largo. Mamma Purtroppo è arrivato a mia, che largo. Iceman è uscito un po'. L'ha seguito un Cerco di po' vedere un anche Iceman. attimo quello che è successo dall'onboard Intanto è lotto ferrata già lì davanti, di Dodonator De Axel. Jong. Questa è la curva cani e gatti, è un po' scivolosa anche perché siamo all'orario della gara, è il mattino presto. Ed ecco che per poco non andava a piantarsi sulle barriere laterali Axel, meno male che l'hai recuperata, complimenti, perché controllare queste auto non è assolutamente difficile. In prima Facile, non è posizione assolutamente quindi, facile. eh sì, Dimmi pure. vabbè, un lapsus freudiano, in realtà è facilissimo, lo volevo pigliare in giro. No, scherzando, attualmente vediamo anche Dejan che nonostante la sua ormai rinomata velocità ha qualche difficoltà a tenere l'auto dentro la pista. Oggi è un po' scivolosa questa pista, si vede anche visivamente che c'è un po' di umido sull'asfalto e questo non aiuta sicuramente a controllare queste auto che stanno montando attualmente gomme slick da asciutto. Seconda posizione per Dadonator che sta cercando di non perdere il treno di Dejan, ma ci ha dimostrato in qualifica che non ne ha assolutamente di meno, bensì viaggia all'esattamento della pari. Axel, sei girato, Axel in Axel, sesta posizione attenzione. e viene passato anche da Amy Kane. Vediamo Axel che me lo son perso, era in terza posizione e stavolta il guardrail l'ha preso in pieno. Ed è finito anche in mezzo alla pista andando ad avere un brutto scontro con Iceman. Spero che Ti non abbia segnalano la danneggiato troppo davanti? l'auto. No, non vedo danni, quindi, beh, almeno da quel punto di vista. Comunque ti segnalo che là davanti sono incollati, due Eh decimi. sì, siamo qui. Siamo qui a seguire Dejan che viene attaccato da Donator che taglia tutto il tagliabile rischiando anche di prendere penalità. A quanto pare è riuscito a rimanere entro i limiti e continua, sta sfruttando ogni millimetro della pista e sta Ancora. attaccando in maniera molto aggressiva. Dejan si butta all'interno, ma Dejan chiude benissimo la porta. Ha detto qui non si passa. Qui Dejan è davanti, le chiavi le ho io e voi non passate se non vi do l'autorizzazione. Autorizzazione che però Dadonator sembra volersi prendere senza il permesso. E quindi vediamo un attimo come si mette. Andiamo un attimo indietro per vedere T-Mac che ha fatto una grandissima partenza e si ritrova in terza posizione, inseguito da un contendente di non poco spessore che è Iceman 29, anche lui col suo Peugeot RCZ marchiato 3D Rap che insegue T-Mac a pochissimo, ad appena un secondo o poco Oh, meno. attenzione che potrebbero trovarci qua in staccata. Vediamo se Dadonator ci prova là Torniamo qui davanti. davanti, Dadonator è finito leggermente fuori pista, vediamo se riesce, qui Prova si butta l'incrocio. Prova all'esterno, prova a l'incrocio, prova incrociare, l'incrocio. attenzione entra a Ah, non c'è Sagani spazio. ed esce a Sagattu senza riuscire a passare. E quindi niente da fare per Dadonator, io torno un po' indietro, se Teo tu puoi stare un Sì, po' sto davanti. davanti, mi avvisi se succede qualcosa di importante. Qui vediamo il povero Axel che non sta portando grande visibilità la livrea di Joe perché è scivolato in sesta posizione. Sicuramente si sente un po' la pressione della gara, non vorrei che la notizia che lo stringersi della classifica fosse un semplice pesce d'aprile non l'abbia un po' deluso, visto che lui avrebbe tratto abbastanza vantaggio da quella scelta, visto che è in terza posizione in classifica, distanziato di qualche punto comunque dai
dai primi due, che sono Dejan e da Donator, e si sarebbe riportato loro ridosso. Amy Kane con la sua Hyundai è qui alla Torrarinci, alla curva Torrarinci, tutti e due escono leggermente fuori, oggi scivolosissima la pista, difficile tenere le auto in pista, mentre alle loro spalle abbiamo una lotta infuocata tra Loschi 1985 che si sta riscattando dopo una qualifica che non è andata esattamente come lui voleva, è un Ninja 98 che non ci sta a essere nono e vuole a tutti i costi riprendersi l'ottava piazza. A chiudere la classifica al momento abbiamo Terminator, anche lui con la Hyundai marchiata Red Bull Racing Team Italia, che si ritrova a combattere come un po' tutti con questa pista molto insidiosa. L'ultima notte ha fatto un bel po' di, c'è stato un bel po' di umidità e questa mattina la pista è ancora umida. Dimmi Teo, vai. Perché si sono fermati Ninja e Loschi già ai box, dopo solo tre giri sono già fermati. E Loschi monta le medie, attenzione. Potrebbero avere qualche problema di... Invece Loschi si era sbagliato perché non ha caricato benzina. Ha cambiato soltanto le gomme. Sì. E ha avuto un problemino anche subito in partenza, gomme fredde, medie, è dura tenerla, già è dura con le gomme morbide. Adesso probabilmente ancora di più, quindi forza Loschi, sei ottavo, combatti come un leone, lo sta facendo. Niente, apprezziamo anche la stoicità di questi piloti che nonostante le difficoltà vanno avanti e cercano di portare a termine le gare, mentre Dejan cerca di fare un po' di spazio alle sue spalle, ma è difficile per tutti, e anche lui si ritrova subito a fare il primo pit stop seguito a ruota da The Donator, quindi penso che il pit stop di Loschi non sia stata poi una cosa così tanto strana, perché anche gli altri piloti, anche i piloti di testa sembra stiano seguendo questa scelta. Tira dritto tutti gli altri comunque. Sì, T-Mac tira dritto, Iceman. È da notare che gomme montano questi piloti, Teo, stanno utilizzando gomme più dure rispetto ai primi due. Allora, T-Mac, ti dico, sta alle morbide, in riserva, ovviamente, si fermerà, perché dura poco qua la benzina nel rally. Poi abbiamo Iceman con le super morbide, ma ti dico che ce le ha meno consumate di T-Mac, nonostante siano una mescola più morbida. Poi abbiamo Conte con le super morbide, e anche lui si sta per fermare questo giro. Axel invece ha le super morbide, non è ancora entrato in riserva. Se rientra per qualche secondo, ecco, è entrato adesso in riserva. E niente, T-Mac, attenzione perché ha un danno al motore rotto. Mi sa che ha fatto combinato qualcosa. Attenzione al motore rotto, sì, deve aver dato un bel colpo in qualche barriera perché il motore è danneggiato. Ricordiamo che l'impostazione fa sì, l'impostazione del gioco in questo caso fa sì che i danni meccanici si autoriparino dopo un tot di secondi, quindi è stato impostato in questa maniera, in maniera tale da non pregiudicare una gara intera per magari un piccolo errore. Ci sono i mostri là dietro, mamma mia, Dejan che sta attaccando come uno squalo. Sì, che poi sono alle spalle di T-Mac, ne hanno di più rispetto a lui, ma giustamente T-Mac tiene botta. Mamma mia, si sono tagliati la strada, lì. Vero? Mamma mia, lì un po' precosa, e Iceman è entrato con 0 litri, tiratissimo. Mamma mia, allora, l'ultima coi vapori è arrivato ai box. Sì, qui ho visto la manovra di T-Mac che è entrato ai box tagliando la strada a Dejan con il rischio di prendersi in pieno. Adesso abbiamo una situazione dove tutti quanti i piloti sono rientrati ai box. Quelli davanti stanno viaggiando con un errore di Donator. Dejan che cerca di infilarsi all'interno, hanno sbandato entrambi. Qui vogliono usare le auto da rally proprio come, per come sono fatte, cioè nel fuoristrada. Che incrocio Dejan e Donator, stanno facendo una battaglia come da sempre ci hanno abituato. Sì, è esagerato un pochettino col taglio di corsia.
Si è preso una penalità, quindi ricordo che deve, sono alla curva Torra Rinci in questo momento, che aiuta Dejan a scontare un po' di penalità, che ricordiamo viene scontata quando si rallenta, e adesso è obbligato a frenare proprio per finirla di scontare e non far questa presso secondo e mezzo. Andiamo, facciamo un salto sulla chat, Teo, così salutiamo gli amici che vedo che siamo aumentati, siamo un bel numero. Aspetta un attimo. Nel frattempo sì, nel frattempo tu ti aggiorni. Sì, però faccio la regia, guardo qui perché vedo che sono tanti messaggi. Non riesco a leggerli perché mi si è bloccata la pagina. Non ho più la chat. Ok. Allora sì, cerco di salutare un po' tutti. Nel frattempo vediamo Falco che saluta nuovamente il Sina, Axel che è felicissimo di aver fatto delle qualifiche fantastiche, più o meno, diciamo che ho parafrasato quello che ha scritto. Ciao Marco084, mi saluta, ciao bello, ciao Tungios, ciao John. Devi dire a Loschi c'è una ruota in pista. Questa qui me la spieghi, perché sinceramente non l'ho capita. Nel giro, perché nel hot lap stavo continuando a fare drift a manetta. Era il suo momento, era il momento di Loschi e si è voluto giustamente fare il giro, farci vedere la pista, anche regalandoci, deliziandoci con qualche drift. Nisho ci dice aggiungi la curva Arrogan Cidottu. Loschi si scusa per aver sbagliato una curva e l'abbiamo visto che volevi farci godere con dei bei drift. Misha ancora che dice che non mi ha capito, Valber boom che non mi ha capito, né? ma Alessiodo Boccaloni che avete creduto al pesce d'aprile. Deborah Light ci saluta, ciao Debbie, oggi sei arrivato un po' in ritardo, ce ne siamo accorti, e sappi che abbiamo fatto l'hot lap in sardo, l'abbiamo fatto apposta per te che ce l'avevi chiesto, quindi mi raccomando nei prossimi giorni vai su YouTube, sulla pagina di Racing Team Italia e guardati il replay dell'hot lap di Loschi con il commento e la descrizione della pista in sardo, mi raccomando. Joe Cake Boss, Joe che ha fatto la livrea di Axel che stiamo guardando, inquadrando in questo momento. Ti abbiamo già fatto mille complimenti, bravissima, perché hai fatto davvero una livrea stupenda. Mister Roba, benvenuto, che continua ad avere problemi di connessione. Il nostro Ghost Rider che ci segue, anche lui sembra aver apprezzato la descrizione in sardo. Sì, diciamo che la faremo un po' in tutti i dialetti italiani a questo punto, perché vediamo che sta avendo abbastanza successo. Dai, ma siete voi in Veneto, dai. Te Aldo, che Arlo e Aldo, che voi siete veneti, dai, ci vuole un clap in sardo. Abbiamo fatto in milanese, abbiamo fatto in sardo, adesso ci vuole anche Veneto, dai. Ho un po' di paura, Teo, effettivamente, per sentirla in Veneto. Che contenuti, sì. Sì, perché ci sono molte parole che in Veneto sono normali, ma vai, dimmi cosa. Ruota da Donator e Dejan. Eccoli qua. Si sono ristabilizzati un attimo, ma mamma mia. Però tu ti prego, quando anziché dirmi attento, 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 mi devi dire di chi stai parlando. Sì, perché rimaniamo tutti lì in ansia, ok, dove devi inquadrare? Dove devi inquadrare? E ci metti l'ansia e ci viene la tachicardia, oh, sia a me. Loschi si è girato e purtroppo ha tamponato Axel. Dov'è Loschi? Non vedo la nostra. Terzo Axel per replay su Axel che dove trai. Purtroppo si è trovato Loschi in mezzo alla pista e mentre stava rientrando. L'ha presa e l'ha buttato fuori. Caspita, purtroppo Loschi ha perso il controllo ed è finita così. Joe, ti stanno rovinando la livrea del tuo moroso. Mi spiace. È un po' ammaccata. Qui davanti due maleducati continuano, Dejan e da Donator a darsi battaglia. Sì, si stanno scambiando le posizioni, ma sono sempre lì. Chi sta dietro riesce a mettere un po' di pressione al leader della gara e gli passa avanti e stanno facendo un balletto che è lungo ormai diversi giri. Si porterà già da un po'.
voglio salutare anche Amamatsu Boy, buonasera Amamatsu. Debbie che ci dice, mannaggia Diego, no, hai fatto la descrizione in sardo. Eh sì, Debbie, ho fatto la descrizione in sardo, quindi mi raccomando, guardati la replica oppure l'hotlap che pubblicheremo sul canale YouTube, assieme anche lì alla replica di questa gara. Adesso comunque torniamo alla diretta con i due maleducati che continuano la loro battaglia con le loro Peugeot. Dovento si ferma il box in riserva sparata. Qui probabilmente cerca di fare un se non mi viene il nome, un undercut, esatto. E quindi cerca di anticipare un attimo il pit stop per poi riuscire a recuperare qualcosa. Ma qui io vado di replay perché ho il dubbio che Dejan abbia, si sia perso un attimo la curva cani e gatto. Oh, attenzione, super giro di Axel 35-4, giro veloce per adesso, eh. Attenzione. E Axel si è arrabbiato, eccolo qui che rischia di andare a muro. E quindi abbiamo Axel in seconda posizione col best lap che porta adesso il suo nome, e infatti ha recuperato qualche secondo su Dejan, che in questo momento deve essere un po' più affaticato con le gomme consumate. Ma anche Axel non scherza, anche lui ha le gomme abbastanza usurate. Sì, ne ha ancora per un paio di giri, dai, anche sì, per la benzina che entrerà in riserva a breve, quindi... Però vedo che sta, vedo però il tempo del suo distacco che scende in continuazione. Era circa 18 secondi e ora sta a 16 e 3, quindi in un giro ha mangiato quasi 2 secondi a Dejan. Infatti vediamo l'ultimo giro in 35 415, di Axel, mentre mamma mia, ho visto qua l'Axel sul cordolo che Teo, mi fai venire questi coccoli, mi verrà un infarto a me prima o poi. Perché te non so esattamente su quale telecamera sei puntato, quindi certo, sento che ti spaventi, dico oddio cosa sta succedendo. Cosa mi sono perso, stacca. Eccolo qua, vediamo se Iceman, ma penso di sì, riesca a passare. Riesce a passare anche da Donator. Strategie diverse per Iceman, perché lui ha ancora più di un quarto, un poco meno di metà serbatoio, quindi ha caricato più benzina rispetto agli altri. Questa è una pista lunga con alti consumi, è una pista lunga con alti consumi, quindi qui la strategia fa molta differenza, perché correre per 40 minuti consumi almeno 3 treni di gomme, quindi godono i gommisti di Gran Turismo. Consumi anche tanta benzina, quindi meno male che è sceso il prezzo della benzina. T-Mac 35 secondi, che ha avuto anche lui il suo momento di gloria in cima alla classifica, ora sta un po' arrancando in settima, ottava posizione. Vediamo se riesce. Sì, riesce a mantenere la settima posizione su Ninja 98, che è ottavo. Che probabilmente oggi non riesce ad andare molto bene perché ha rinunciato alla sua livrea Icnusa che gli dava una marcia in più. Però vi faccio notare i loghi della Sardegna, non posso non farveli notare, che monta sul muso della sua Mustang gruppo B, mentre Dejan, scusate, è entrata ai box. Quindi vediamo se Iceman e Dadonator, che sono rispettivamente in seconda e in terza posizione, riusciranno a passargli davanti. Aveva, vediamo, circa 20 secondi di stacco. Sembrano riuscire a passare. Sì, scusate, sì. Passano entrambi, sì. E Iceman passa in testa. E Dadonator ci dimostra come si fa un undercut. Quindi fermarsi un giro prima, fare un giro alla morte e riuscire a guadagnare 3 secondi sul tuo diretto competitor, sul tuo diretto rivale. Complimenti da Donator per questa tua esplicativa descrizione, spiegazione dell'undercut. Ce l'hai fatto capire coi fatti. E quindi abbiamo adesso da Donator che si è già fermato in seconda posizione con 3 secondi di vantaggio su Dejan.
un Iceman 29 che sta facendo uno stint fenomenale, e lui invece ci sta spiegando come funziona un long run. Quindi una serie di giri tra un pit stop e l'altro molto lungo, montando delle gomme un po' più dure, dove vai sì un po' più piano rispetto agli altri, però sei più costante in tutti quanti i giri e risparmi poi in tempo di sosta ai box. E questo gli sta promettendo di essere in prima posizione. E quindi tanto di Esattamente. cappello a Mattia Iceman, che taglia tutto quanto nelle curve Ganamara, ha brutta voglia, quindi ha le curve che danno la nausea. Sì, perché in sardo brutta voglia si dice a Ganamara, scusate, la nausea si dice a Ganamara, che letteralmente vuol dire brutta voglia. E chiaramente se in italiano dici ah, ho la brutta voglia, uno ti dice scusa, che problemi avresti? ragazzi, in sardo si dice così: da Donator finisce lungo. Oh, Ed non ha eccolo perso qui. tanto però. Non ha perso tanto, però voleva farci vedere anche come è possibile perdere tutto il vantaggio acquisito grazie ad un undercut facendo un lungo. Però Facile, facile. dai, è riuscito. Aveva tra l'altro guadagnato quasi 4 secondi su Dejan e adesso si ritrova comunque con 2 secondi e mezzo che, vista la taratura di questi piloti, è oro. Se tu stai qui davanti, Teo, io vado un attimo nelle retrovie per Sì. vedere come sono messi gli altri piloti, perché attualmente c'è Axel che continua a fare un po' di fuoristrada e c'è da dire che Axel ha recuperato tantissimo, perché si Ecco, lungo, ritrovava. lungo, Iceman lungo, approfitta da Donator e anche Dejan arriva, attenzione, sono lì, fianco a fianco, ma adesso Iceman si ferma perché è in riserva sparata. Entrata in box, vediamo il lungo di Iceman che è pressato da Donator con le gomme finite, è andato dritto alla curva Torrarinci, sta curva Mamma mia, che volo. malefica, sta curva malefica che crea molti problemi, però Iceman si sta difendendo da Dejan perché lo sta continuando a tenere dietro nonostante abbia le gomme finite, debba fermarsi. E Eh infatti sì, eccolo qui che certo. prende la linea dei box, quindi abbiamo Dado Neto in prima posizione con 2 secondi e mezzo di vantaggio su Dejan, che deve effettuare anche lui il doppiaggio di Terminator, che si trova in nona posizione. Vediamo se avverrà senza problemi. Bravissimo Terminator. Un ragazzo bravissimo e correttissimo. Un ragazzo che ha iniziato da poco a correre con noi e avrà tanto tempo per migliorare sui tempi, ma per quanto riguarda la correttezza in pista, va Agente alto sicuramente già alla bravo. grande, sì. Axel si è riportato in terza posizione, attenzione perché sta facendo una seconda parte di gara fenomenale, perché aveva circa 18 secondi di svantaggio fino a 7-8 giri fa, e adesso si ritrova sotto i 10 secondi di distacco. Quindi attenzione, perché le prime due posizioni, Axel, non sono molto lontane. Ce la puoi ancora fare. Complimenti per la gara. Io continuo a andare dietro con Iceman, che adesso è rientrato in quarta posizione, con alle sue spalle a 10 secondi circa Conte 7670, che è sempre fa sempre degli ottimi piazzamenti, è una delle sue forze è la regolarità nella guida, è un pilota che sbaglia davvero poco e niente. Amy Kane, che oggi sta facendo una gara fenomenale, bravissimo, perché nonostante le difficoltà nel tenere in pista questa auto con 500 passacavalli in questa pista con l'asfalto umido, oggi sta riuscendo a tirare via un'importantissima sesta posizione. Quindi, Amy Kane, complimenti per la gran gara che stai facendo. Settima posizione per T-Mac, che anche lui con la sua livrea dedicata alle forze dell'ordine delle fiamme gialle si sta
comportando benissimo, dopo una prima parentesi di gara nelle prime posizioni, purtroppo qualche problemino l'ha rilegato un po' nelle retrovie, ma sta continuando alla grande a portarsi avanti. Ottava posizione per Ninja 98 con la sua Mustang, che vi vorrei far vedere, è una sciccheria, però ve la faccio vedere dopo perché adesso sta entrando nei box e ormai questi gommisti li conosciamo tutti quanti uno a uno per nome. Questo che sta cambiando la gomma anteriore a destra si chiama Pinuccio, Sì, è di Zarfario, quindi è... è a mio cugino, è a mio cugino. No, a mio cugino è quello dietro con il casco rosso. Non so se l'hai visto, è lui. Ecco, vi devo far vedere l'adesivo. Se mi tamponi ti segnalo la direzione gara. Quindi queste sono le minacce poco velate di Ninja, che ha anche utilizzato l'adesivo neopatentato sul retro della sua auto, giusto per dire, ragazzi, è iniziato da poco a guidare, quindi non tamponatevi, altrimenti vi denunzio. E si ferma i box intanto Axel. Ecco Axel, dopo uno... al mio cugino di quel lecca lecca lì. Che sta Esatto, quello dicendo lì. di. Sì, quello lì è. Sì, è quello che si sta A guardando tuo gli adesivi cugino qual è? del Joker. A tuo cugino qual è che A mio cugino o a tuo cugino? è? E il tuo? Il mio era quello lì con la No, spalletta, no, il tuo. è Axel, però qui stai tagliando un po' troppo la linea dei box. Attenzione alla linea box importante. Nel frattempo torniamo. Io non lo faccio apposta, ragazzi. Eravamo su Cosa? Datonator e abbiamo visto in diretta quello che gli è successo. Cioè, aveva Non l'ho appena visto. doppiato Loschi, stiamo vedendo il replay in questo momento, ha tirato dritto con Dejan che si riprende la prima posizione. Quindi mi dispiace. Abbiamo Axel in lotta con Iceman a fondo d'attacco all'interno. Mamma Che mia, adesso lì derapata! Che derapata! Ci siamo goduti! Iceman riesce però a passare! Ma Axel non ci Che sta! lag. Axel, ricordati, la devi usare ancora per un'altra gara questa macchina, non la devi distruggere oggi. Anche per la livrea, dai, non rovinarla. Che già provveduto che è. Non peggioriamo. Sì, qui Axel vuole arrivare a A podio. podio sicuramente, sì. Vuole a tutti i... Oh, Che che staccata! La staccata! tiene, la tiene, la tiene, la Mamma mia! tiene! Che Aiuto! staccata, incredibile. L'ha tenuta, questa ce la rigo, Iceman cioè, è stata... è rimasto lì impalato. Iceman sarà lì pietrificato come l'ha sverniciato, mamma No, mia. Non qui purtroppo Iceman ha detto, Axel, vuoi poteva far niente. passare? Vuoi passare? Passa, non ti dico nulla, ci sta, abbiamo capito quali sono le tue brutte intenzioni, quindi vai Attenzione perché pure. da Donetto si è fermato e Sì. ha fatto il pieno. Ha Quindi fatto. arriverà fino alla fine, penso, adesso con E questo quindi speed. ha provato un altro undercut. Vediamo se anche stavolta gli andrà bene. È che la vedo dura a portare le Super Morbide fino in fondo, ecco. La vedo dura. Partiamo Vediamo, tutto Super Morbide. ci ha sempre dimostrato che ha molta Ah sì. sensibilità nelle mani sul volante e riesce a gestire bene il consumo gomme. Vediamo se anche stasera sarà così. Axel invece ha deciso davvero di Sono distruggere all'interno, questo Iceman! È passato Peugeottino. Iceman. Sono lì in tre incollati, Sono in mamma tre. mia! Sono in tre. Infatti la pista Non è non basta più, peggio? usano anche la via di fuga da Da Donator Donator, ne passa due in un all'interno. colpo. Ne passa due in un colpo. Madonna, ma cosa stanno combinando questi qua? Cioè, non è possibile. Iceman prende la scia, Axel si ritrova Sì. nuovamente in terza posizione. E anche lui non ha potuto niente contro un Datonator che ha gomme fresche. Ha fatto una staccata alla Torrarinci davvero incredibile. E ora prendono anche un po' di penalità, perché taglia qui, taglia là, l'ha finita a penalità. Ok, dopo Sì. questa filastrocca posso andare via. Anche oggi la mia coglionata l'ho detta. Addio. Quindi due giri per scontare la penalità per Axel. Terza posizione, scusate, quarta posizione invece per Iceman, che anche lui lo vorrebbe sto podio.
L'ha visto una o due volte, mi pare, due, con noi. L'ha visto due volte. Non è mai riuscito, sì, purtroppo per lui, a vincere, però ci è andato più di una volta molto vicino. Almeno il suo primo podio all'esordio ce l'ha avuto, il suo primo podio. Poi ha avuto il secondo podio, se non mi ricordo, la scorsa gara, forse, o dico una cavolata. Sì, perché alla fine è uno di quei piloti che sono sempre lì, che se la battono per venire qui a fare l'intervista dopo gara con noi, perché sappiamo che ci adorano i ragazzi, quindi tutti quanti vogliono arrivare al podio solo per potersi fare una chiacchierata con noi nel dopo gara, ovviamente. Certo. Attenzione che sbaglia un po' da Donator, mamma mia che traverso che ha fatto in uscita di curva, mamma mia. Vediamo se ce la ribecchiamo. Un altro che in block. Abbiamo il in block con la Peugeot. Eccolo qua. De Jean si ferma, Si ferma. Eccolo qui, si sì, ha fatto una bella derapata, anche aiutato da Axel che gli ha dato una toccatina sul posteriore e l'ha aiutato a scolare un po'. Vediamo se da Donator, che si ritrova alla Gittorio, riesce a passare in prima posizione. E subito appresso a lui c'è Axel. Strana scelta di Dijan, perché ha fatto solo metà serbatoio e non ci arriva alla fine, ve lo dico già, non ci arriva. Bisognerà vedere. Forse perché sono montato Supermoped, magari tira giù 5 giri da qualifica e poi rientra un'altra volta. Però è molto rischiosa. È rischiosa, però potrebbe essere una strategia anche vincente, perché qua dietro si stanno un po' ostacolando. Axel fuori e prende una brutta botta. Speriamo che non abbia danneggiato il motore. Dicevo che là dietro si stavano ormai, perché Axel si è autoeliminato. Si stavano dando battaglia, cosa che avrebbe potuto aiutare Dejan nella fuga. Io devo chiedere ai programmatori di Gran Turismo chi cavolo è che ha messo quel ponticello di sovrappasso proprio in mezzo davanti alla telecamera. Ma lo devono spiegare, davvero. È tutta la gara che quell'inquadratura, niente, si vede un muro. Ma lo devono spiegare. Comunque, un giorno parlerò con Katsunori, Katsunori-san, e gli chiederò: Katsunori-san, mi spieghi perché Katsunori-san avete disegnato quel sovrappasso proprio in mezzo ai Katsunori? Vedremo cosa mi risponderà. Ve lo giuro, un giorno prendo, gli scrivo una mail e gliela mando. Ma mal che vada mi manderà a quel paese, però gliela devo chiedere. Iceman iBox, immagino che sia l'ultimo pit stop. Vediamo quanto carica benzina, giusto per vedere un po' anche lui la strategia come la fa. Ma io penso che ne sta mettendo un bel po', mi sa. Sì, tre quarti, infatti. Ho messo 80 litri. Sì. 80 litri di serbatoio, non sappiamo esattamente quanti ne ha Dejan. Vediamo se gli basteranno. È poco più di un quarto. No, non ce la fa. Impossibile. Per adesso abbiamo però Dado Network che gira sull'1,36,7. Dejan ancora l'ultimo giro l'ha fatto in 1,36,2, quindi questa strategia gli sta dando un mezzo secondo a giro di vantaggio. Vediamo se è davvero una strategia da una sosta in più e se gli permetterà di arrivare davanti. Qui è un attimo tutto quanto statico, direi che possiamo anche passare alla chat di Twitch. Sei riuscito a ristabilirla, Teo? È proprio in down completamente? No, down proprio, non mi prende proprio wifi qua, non mi arriva. E allora niente, faccio una carrellata di piloti e nel mentre, Teo, avvisami se succede qualcosa di importante che non sto inquadrando. Certo. Passiamo nuovamente alla chat, che sto notando si è riavviata anche a me, alla chat di Twitch. Quindi vedo Joe che è contenta del suo Axel, della prestazione che sta facendo. Sento dai fischi di a mio cugino e di Pinuccio ai box, ecco, che si è fermato a cambiare le gomme. Iceman che combatte contro la sua stessa auto cercando di passargli avanti. Fa
palco, complimenti a Aldo che si mangia la torta di rose della Debbie e noi che stiamo qui a fare una fettina più in cabina di commento ce la potessi anche portare. Dai, oh. Ecco, Joe che invece ha finito il tiramisù, vabbè, io non ho capito cosa deve fare uno. Sì, infatti. Di Tix Dom che adora l'adesivo da neopatentato di Ninja. Tante belle parole dei vari sorpassi e drift che ci sono stati. Scusate, ma questa è bellissima perché c'è Alessio The Tribal Fern che chiede a Joey, scusa, a Joe, che è l'amorosa, la ragazza di Axel, e gli scrive: ma sei la mamma o una fidanzata? Perché eccolo qua, perché lei giustamente gli scrive ad Axel: vai amore, però prima ha scritto anche: gli ho fatto il tiramisù, quindi ad Alessio giustamente gli è venuto il dubbio. Eh beh, è un po' ambiguo, ecco. ci sta. Passa da Donator, però non ha più gomma, come dicevo. Ecco, infatti arriva lunghissimo, lunghissimo. Non ha tanto vantaggio su Dejana, soltanto dopo l'errore un secondo e mezzo. Quasi due. 1.8. E ha fatto un abyss con con Iceman in 17 secondi. E abbiamo Axel a 4 secondi. Vediamo se riesce a recuperare Iceman. Vediamo. Scusami, io sto ridendo perché nel mentre stavo continuando a leggere un po' la chat. E quindi sì. Vedevo intanto Ghost Rider disperato per l'errore che ha fatto prima Axel. Immagino quando è andato a finire sul muretto. Matteo Fix che fa i complimenti a Dejan che sta pestando come un fabbro. Sì, ci sta andando giù di martello, sì. Pesante. Dejan ha fatto 35-0, ha fatto super giro. E ha fatto il best lap 1:35:05. Eh sì, questo giro che ho visualizzato io è quello di uscita dai box. E qui sto leggendo Nisho che dice: Diego, se ti risponde. Errore di Dejan. Quindi dicevamo di Dejan. Cioè, non per fare i gufi, però davvero qui è un po' un tarnallotto. Queste macchine sono ingovernabili. Sono divertentissime perché ti puoi permettere a fare dei traversi fenomenali. Però quando devi fare il tempo, e questi qua stanno girando su tempi da qualifica. Quando devi fare il tempo non devi sbagliare una virgola, se sbagli di un pelo poi è impossibile tenerle in strada l'auto. E quindi perfetto. Complimenti. Queste macchine sì. No, Teo, giusto equilibrio. Teo, no, ti dicevo, visto che tu non leggi la chat, che noi stavamo parlando prima di scrivere un'email a Katsunori. Nisho giustamente scrive: Diego, se ti essendo giapponese Katsunori, occhio che se ti risponde alla Aga, quindi Noriyuki Aga, è la fine. Non so se ti ricordi tu Noriyuki Aga, il pilota di moto. No. Aveva. Non sono così. È un pilota che correva fino a 6-7 anni fa e aveva la buona abitudine di essere, diciamo, molto spontaneo nei commenti post gara, tant'è che spesso e volentieri dovevano mettere orde di beep sopra le sue parole. Scusa di troppo, ma è ritornato sotto di Gian, incredibile, mezzo secondo. Da Donator non ha gomma, cioè sta correndo sui cerchioni. Invece Dejan ha, immagino, più o meno lo stesso serbatoio, stessa carburante di Donator per arrivare alla fine, ma ha le gomme nuove, quindi questa strategia sembra portare la corona a Dejan, però niente detto fino alla fine. Intanto Donator si sta difendendo come un leone, si sta difendendo come un gladiatore. E sta mantenendo questa prima posizione con i denti, ma Dejan prova, si fa vedere negli specchietti, cerca di impensierire un po', e si affiancano all'uscita della Pizzitu, si affiancano e sono nel rettilineo. Ah, non tenterà l'attacco. Una affiancata all'altra, no, si stanno giusto sportellando, ma Dejan è più veloce, riesce a entrare per primo.
nella sequenza di curve a sinistra che sono su marroni. Stavo riguardando un attimo gli appunti, le curve de su marroni. Da notare il suono proprio gutturale dello su marroni che è necessario per riuscire a esprimere al meglio il termine. Intanto scusa, ti interrompo, ma Axel ha addirittura recuperato 2 secondi su Iceman, negli ultimi giri. Però ci mancano solo 50 secondi, quindi questo è l'ultimo giro. O fa un miracolo o oggi finisce quarto. Bisogna vedere Però se riusciranno a iniziare un altro giro o se questo è no, l'ultimo. per i primi due sì, devo fare un altro, ma da Iceman in giù no. I primi Per due, loro è l'ultimo sì, giro. sono passati. Iceman Sì. in terza Pesano. posizione, Axel in quarta, solo 1 secondo e 8. Basterebbe un piccolissimo errore per far sì che Axel riesca a riavvicinarsi. Nonostante stia scontando un po' di penalità, Oh, lungo, lungo ma Iceman. anche Axel lungo lo segue a Oh. ruota tutti e due e ripartono. E questa sarà Tensione, una tensione. sfida all'ultima curva. Ma sono la curva Gittoriu, la curva che fa spavento. E Axel, dopo questo errore No, in combinata, riesce a incredibile. strappare una favolosa terza posizione. Eccoli al traguardo, terza posizione. Incredibile. Strappati in extremis da Axel, che ha approfittato di un errore di Iceman, anche se stava per rischiare di non riuscirci. Quindi quinta posizione con Conte in arrivo, mentre sono già arrivati Conte, Ninja 98. Scusate, io qui sto facendo un macello con le posizioni. Conte in quinta posizione. E adesso Anche vediamo chi Ninja sta intervenuto. arrivando alla curva a Gittoriu. E Mikain, complimenti, Mikain, sesta, fantastica posizione per te. Ed è qui che infatti Spanala, felicissimo a sfanare ci grande. saluta. Grande arrivo di Jovi e Mikain, complimenti. Arriva Jovi e Mikain alle sue spalle, un altro favoloso T-Mac, 35 seconds. Mentre adesso aspettiamo l'arrivo degli alieni. Dejan, che è complice un errore di Dadonator, ormai ha la vittoria in pugno perché ha 11 secondi di vantaggio su Dadonator, che ormai ha rinunciato e anzi si sta divertendo in qualche drift Eccolo, per terminare eccolo la qua, arriva, gara. arriva. E Anche Dejan passa al traguardo scodando, vince. mentre Bravissimo. Dadonator ci delizia alla vittoria di un bel drift. Felicissimo anche lui per questa sua sudatissima seconda posizione. Ha fatto un miracolo. Gomme, cioè, dire che sta correndo sui cerchioni cioè, veramente. E E poi ne ha è arrivato come i approfittato. vapori della benzina, è arrivato. E Mamma ne ha mia. approfittato. E ne ha approfittato. Ed Complimenti, eccolo. complimenti Dejan, il campione di questa settima tappa del Super Rally Challenge. Complimenti ai piloti tutti che hanno fatto una grandissima gara. Complimenti davvero, davvero bravi. A questo punto direi di invitare i Sì, adesso piloti invito. in regia di commento, così possiamo sentire un Quindi attimo Axel. le loro impressioni a freddo, cioè a caldo, a freddo se non ci muoviamo. Allora, Dejan, eccolo qua, invitato. Ecco, gli invitati tutti e tre, adesso aspettiamo. Ecco, Ciao intanto raga. Axel. Ciao Ciao Axel, Axel! benvenuto. Nel frattempo, se qualcuno entra in pista. Buonasera! Ciao! Ciao Ciao Dado! Dado, benvenuto. Come al solito, ci hai rotto le scatole, sei sempre qua. Assieme a Dejan. Diciamo che vi abbiamo sentito spesso e volentieri, voi tre qui in diretta, e oggi ci avete fatto come al Dai, solito, dai, che vuoi? direi. Dejan, benvenuto anche a te. Ciao, ciao a tutti, ciao. Ciao, benvenuto. Dicevo anche agli altri, ci avete un po' rotto le scatole. Siete sempre qua, sempre i soliti. Male, siete i più maleducati e siete sempre qui a fare le interviste con noi. Non va bene. Beh, almeno Complimenti. ci siamo affezionati Io ormai. del genere però non Neanch'io, lo sento. Neanch'io, eh.
Io lo sento. Sì, lo sento. Ecco, invece dalla chat, ditemi anche dalla live se riuscite a sentire tutti e tre i piloti, ma penso di sì, perché sento. Già le altre volte nulla, è stata una gara che ci ha regalato anche questa volta tante emozioni, ci siamo divertiti tantissimo e ci avete fatto spaventare più di una volta, ma tutti quanti, perché quando sembrava fatta magari il piccolo errore faceva sì di un ribaltamento delle posizioni. Mentre vediamo DG Rox che impenna con la sua macchina della polizia. No, questa è quella polizia, aspetta, c'è la libreria. Ecco. Quell'altra era qua di GT. Ah, ecco. E quindi dicevo, Axel, un finale da brivido al photo finish. Eri quarto in pienissima rimonta su Iceman. E nulla, sei riuscito a passarlo per un errore comunque di Iceman. E c'è da dire che però anche tu ci hai messo del tuo, perché come l'hai visto fuori hai avuto paura si fosse fatto male e ti sei fermato anche tu ad aiutarlo. Come la voglio rivedere. Non la voglio rivedere questa scena. Sì, ce la siamo goduta in diretta, qui è stato fenomenale. Raccontaci un po' però tutta la tua gara, com'è stata? E soprattutto sei contento di questa terza posizione? Ci hai fracassato, beh, gli Zebedei tutta la settimana che vorrivi a tutti i costi tornare qui in intervista con noi e finalmente ce l'hai fatta. C'è da dire che comunque, come puoi sentire, non sono per niente soddisfatto della gara. Diciamo che ho fatto tanti errori, non ha collaborato la televisione oggi perché alla primi minuti si è spenta, infatti sono andato al suo muretto. Quindi non sono contento del terzo posto, nonostante ne avessi. Ho fatto un bel recupero anche alla fine, come hai detto tu, su Iceman. Gli ho recuperato 3 secondi in 3 giri, però non pensavo bastasse. Infatti l'ultima chicane ho detto, vabbè, cioè, è arrivato terzo, glielo lascio tranquillamente, è stato bravo. Invece purtroppo si è lasciato distrarre dal doppiato ed è finito fuori. Diciamo che questa terza posizione, scusa, se la meritava più lui. Moralmente se l'ha meritata lui. Alla fine, come dice sempre un mio amico, vince chi sconchia, quindi poi un giorno vi spiegherò cosa significa, però vuol dire che vince chi arriva davanti. Ha ragione chi arriva davanti, avete avuto tutti quanti molti problemi, vicissitudini, direi che ve la siete combattuta alla pari e onore a te, che immagino che oggi tu volessi a tutti i costi arrivare a podio per rendere onore alla livrea fatta da Joe. È stata quella che mi ha dato 10 km in più, 10 km all'ora in più in pista, quindi è stata quella colpa sua. Certo, anche perché se non la portavi al podio sta livrea qua dopo gara poi ti becavi le botte. No, l'ultima cosa volevo dire anche complimenti ad Ado e a Gian, che nonostante abbia messo in chat come loro sanno il mio giro più veloce che loro non sono riusciti a duplicare, hanno fatto una gara molto migliore della mia, sono stati veramente bravi come al solito, due alieni, posso solo inchinarmi. La madonna, dai. ragazzo mi è stato avanti un secondo in più, dai giravi un secondo più veloce, non dire dai. Bravi tutti ragazzi. Quella, ma passiamo, arriva l'altra volante da polizia, intanto guarda, ecco qui a posto pattuglia. Cosa hai fatto Gian? Sì, l'unica cosa, ragazzi, c'è un fuggi generale dalla live, secondo me, perché c'è qualcuno che ha qualcosa da nascondere. Nascondete la roba. Ragazzi, sono finte le auto, sono finte, non abbiate paura. Passiamo a Davide da Donator, bentornato qui con noi. Raccontaci un pochettino la tua gara, avete fatto un bel po' di battaglia lì davanti. Sì, è stato molto divertente ritornare a fare una gara, come si chiama, gara. Sì, perché la scorsa non è stata proprio una gara, è stato un disastro totale, quindi... È stata una gita fuori porto. Sì, completamente, cioè proprio non... vabbè. No, è stato divertente, ci sono stati diversi scontri. E niente, ho sbagliato un paio di volte, tipo al secondo pit se non sbaglio dovevo fermarmi almeno 2 giri prima perché le gomme non ce la facevano più, hanno proprio poi mollato l'ultimo giro, infatti sono andato diverse volte dritto e vabbè. Quello è stato quello che mi ha un po'
minchiato tutto. Qualche errore in meno magari ti avrebbe potuto permettere di arrivare lì davanti. Diciamo che avrei potuto giocarmela bene gli ultimi 2-3 giri, cosa che non ho potuto fare. Infatti, come è arrivato De Gian, praticamente l'ho lasciato passare, perché tanto lui era uscito da un giro, era appena uscito, io le gomme ce l'avevo già da penso 4 giri, quindi ha stravinto la sua strategia. Io complimenti De Gian. quindi mi stavi anche per fregare alla fine, Axel. Sì, alla fine avete fatto un po' di qui pro quo tutti quanti, vi siete un po' incartati in mezzo a questo dragone, con questo circuito che non ha lasciato superstiti, perché ho visto chi più chi meno, tutti quanti l'avete finita un po' per campi. sì, vi mancava Willow Springs, con la differenza che qui non ci sono così tante vie di fuga. Dado, grazie mille per l'intervento e complimenti per la tua seconda posizione. A questo punto passerei a De Gian e vorrei iniziare con attaccandomi un attimo a una delle affermazioni che ha fatto poco fa Davide. Alla fine ha detto l'ho fatto passare. Io mi aspettavo che andasse ai box. Invece no, e quindi me lo sono trovato lì e ho detto no, com'è possibile? E quindi mi sono un po' impanicato e ho dovuto superarlo subito. Ce ne siamo accorti che questo tuo panico, questo tuo doverlo superare subito, però ti ha portato a fare diversi esatto. Errori che per poco non ti costavano la gara. Sì, mi sono girato in quella all'ultima curva, diciamo, e ho detto ho fatto nella curva come al solito. De Gian, tu sei sardo come me, quindi conosci bene i termini. Dopo ti riguarderai l'hot lap. Devi sapere che l'ultima curva l'abbiamo rinominata la penultima curva, non me lo ricordo più come si chiama, perché l'ultima curva era la curva Agittorio, invece quella curva dove ti sei perso e sbagliato infatti si chiama la curva Misoverdio. Esatto, è quello che ho fatto io. Ti sei perso. Esatto. Niente, all'inizio Dado era scatenato dietro di me, lo vedevo che mi faceva pressing mentale. però speravo che ci fosse anche Axel per battagliare un po'. Axel c'era a battagliare un pochettino più indietro assieme ad Iceman. Ma io lo volevo insieme a tutti, a noi, a me e Dado. Avessi una televisione funzionante ogni tanto. Ringrazio che ce l'hai, dai. Ah, per carità, sì, però che non si spenga alla seconda curva, per Dio, dai. In realtà te l'ho manomessa io. Ecco, hai visto, non riuscivo ad andare più veloce, ti mando la manomessa, hai capito? Sì, era l'unico modo. Adesso giusto un'ultima domanda rivolta a tutti e tre. Ma la notizia della direzione gara che è stata questo pomeriggio un pochettino vi ha fatto stringere il derettato. Già si è cagato addosso. Ecco. Un po', perché me ne sono visti tutti lì vicini, a 4 punti, 7. Hai detto un campionato intero mandato in fumo. Alla fine ho detto veramente no, cavolo. Mo mi tocca rifare tutto. Comunque, complimenti a Dado, sempre velocissimo. Complimenti a tutti e tre, perché anche stasera, come al solito, ci avete regalato uno spettacolo con i fiocchi. Infatti anche dalla chat vi fanno, poi tanto vi riguarderete la replica, potrete anche leggere la chat, vi fanno tutti quanti complimenti per la gara che avete fatto, uno tra tutti. Falco 72 che fa i complimenti a tutti quanti per la gara, complimenti da Joe. Grazie. Che ha seguito dal primo all'ultimo giro questa grande gara. Matti the Best, che non è potuto essere qui in party con noi, Matti Iceman 29, a causa di quel piccolo grande errore finale, che comunque fa i complimenti a tutti assieme alla Debbie.
Niente, ricordiamo che a casa di Axel domani c'è Joe che fa la parmigiana, quindi domani tutti quanti autocertificazione con scritto dobbiamo andare a casa di Axel perché Joe fa la parmigiana e sfidio chiunque. Allora, non... io ve la nascondo, la voglio mangiare io, ok? E condividilo con i tuoi amici la parmigiana. No, che deve essere... no, le braccine corte, va bene? E il tiramisù te lo sei mangiato da solo, e la torta te la sei mangiata da sola. Ascolta, e almeno la parmigiana. Ah, ecco. complimenti si ancora... A tutti, Teo, vuoi chiedere qualcosa ai nostri del podio? Il podio. No, in particolare niente, veramente fare complimenti a tutti e tre. Strategia, secondo me, stasera azzeccata De Gian, che veramente io reputavo quella sosta un po' anticipata con poca benzina, cioè dell'ultimo giro. Cioè il penultimo giro sono andato ai box apposta. No, quella prima. Per fare il giro quella veloce. Prima. Infatti quella prima ti ho visto, l'ho fatto, scusa, mancavano 10 minuti, però ho detto ma sì, un po' quella, quella l'ho fatta apposta perché volevo il giro veloce. Ah, ma sei un bastardo, io l'avevo fatto con le mani il giro veloce, maledetto. Ma devo fregarti anche il giro veloce, maledetto, hai capito? Ha avuto anche il tempo di fermarsi, ragazzi. Io il tempo veloce l'avevo fatto con le morbide al secondo stint, cioè. Ma scusa un attimo De Gian, ma se saresti riuscito ad arrivare fino in fondo alla gara con la benzina che avevi? Secondo me no. Ah, ok, detto... quindi è stata una cosa premeditata quella di, sì, mi sono di entrare prima, un giro prima. Sì, mi fermo prima e nel mentre ne approfitto per fare il giro veloce, capito? Un altro po' rimanevi fregato, complimenti comunque. Questa me ne ricorderò. Mi ricorda qualcuno che vuole vincere la gara in retromarcia. È rimasto fregato, okay. Però esatto, che oggi purtroppo non ha potuto correre qui con noi. Ragazzi, grazie mille per anche per questo fantastico mercoledì di Super Rally Challenge. Complimenti per la gara. Ricordo a tutti quanti di iscrivervi sempre a Twitch attivando la campanellina, così che vi arrivi la notifica una volta che partono le dirette. Per il resto, buon pesce d'aprile a tutti. Questa gara non è stata uno scherzo, ma è stata tirata dall'inizio alla fine. No, ma scusa, ma non era mica annullata? E niente, basta. Per oggi ne abbiamo fatto abbastanza scherzi scherzosi. Quindi niente, do la buonanotte a tutti, un ringraziamento speciale a Matteo che è stato qui in cabina di commento con me, col quale come al solito ci siamo divertiti alla grande, direi. Io ringrazio te Diego per questa serata, come sempre appunto ci siamo divertiti tantissimo, veramente lotte stasera come ogni mercoledì infiammate e un finale inaspettato che abbiamo visto Axe sul podio, ma io mi sarei aspettato vedendo negli ultimi giri l'ultimo giro, ho detto cioè come fai a prenderlo, sì dai, sei invidioso perché ho fatto terzo, dai, e tu sei crashato. Dai, poi, dai ci rivediamo in gruppo 2, vai. Ok, dai, terminiamo la live così vi picchiate in furia onda. Un abbraccio a tutti, ancora buonanotte. E ci vediamo domani, ricordatevi, con la Rookies Lobby 1. Ciao, quindi ragazzi, mi raccomando, buonanotte, ciao a tutti, a presto. Ciao.